Siamo lati Gesù e Maria, sempre fratelli e sorelle carissimi, stiamo nei primi vespri della solennità dell'Annunciazione, festa del 25 marzo, una festa bellissima, importantissima, che ha al centro l'esaltazione del mistero dell'Incarnazione che celebriamo appunto in questa festa ed anche dello strumento attivo e cooperante per mezzo del quale l'Incarnazione è avvenuta, cioè Maria Santissima. Ecco, per una felice Dio incidenza, meglio chiamarlo coincidenza, noi celebriamo questa Santa Messa dove la Chiesa sta già in festa dopo un momento di lutto, di dolore, con il più esercizio della Via Crucis. Ecco. E sicuramente non è senza significato questa, ripeto, felice Dio incidenza. Perché? Perché nella Via Crucis abbiamo visto cosa ha dovuto tribolare il nostro Signore e la Madonna con lei. E la tredicesima stazione in particolare sono quelle più mariane delle Via Crucis, a causa di cosa? Con la meditazione di San Orlando da Porto Maurizio, che tra l'altro è lui l'autore di quel canto che noi facciamo, non è Sant'Alfonso, quindi oggi sono stato proprio contento perché abbiamo fatto sia il suo canto che le sue meditazioni. Se voi vedete, non più peccati, non più peccati, non più peccati, non più peccati. Perché la morte, la sofferenza, la passione del Figlio di Dio è soltanto causata dal nostro peccato. Che cos'è il nostro peccato? Che cos'è il peccato? Detto in due parole. È rifiutarsi di fare quello che Dio vuole e fare quello che voglio io. Dunque questo è proprio in due parole. Abbiamo sentito la liturgia di oggi, già nel Salmo responsoriale. Eccomi Signore, poi dirò due parole. Eccomi Signore, perché la Madonna non ha detto eccomi, ha detto ecco la ancella. Non è la stessa cosa, lo vedremo brevemente tra poco. Si compie a me la tua parola, e poi questo bellissimo Salmo 39 che è completamente ripreso dalla lettera agli ebrei. Che cosa dice? Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero. Secondo la lettura della lettera agli ebrei, dice, entrando nel mondo Cristo dice un corpo mi hai preparato, allora ho detto ecco io vengo, poiché di me sta scritto, per compiere Dio la tua volontà, citando proprio l'altra parte del Salmo 39. Che cosa ha detto la donna all'Arcangelo Gabriele? Dinanzi all'annuncio dell'Incarnazione, ha detto attenzione, ecco l'ancella, già questa è una traduzione edulcorata, vedremo adesso qual è la parola esatta, del Signore. Si faccia, avvenga, in latino è fiat, mihi, secondum verbum tuum, secondum tuo parole. Allora, dobbiamo adesso volgere un attimo l'attenzione, perché questa risposta, dicono questi di spirito, che ha destato l'incanto del paradiso intero, cioè gli angeli, sentendo dire queste cose dalla Madonna, stavano con due occhi e con due orecchie così, dicendo guarda, guarda cosa ha detto la nostra regina. E poi, tante volte, se diciamo l'Angelus tutti i giorni, ecco la serva del Signore, si compie in me la tua parola, andiamo tranquilli come se niente fosse mai. Questa parola ha cambiato per sempre il corso della storia. Allora, Madonna non dice eccomi, perché se voi fate attenzione in eccomi, cosa c'è? C'è un mi, c'è un pochino di io. È una risposta al Signore, ma come se dicesse io ti rispondo va bene. No. La Madonna dice, ecco, in greco, in latino si traduce ancilla, ma in italiano ancella non rende tanto, ancella sembra quasi una bella cosa, ma in latino ancilla significa schiava, perché il termine greco è dule, cioè ecco la schiava, cioè io non ho identità mia, non ho volontà mia, cioè la mia ragione di essere è essere schiava del Signore, quindi capite? È completamente rovesciare quello che ha fatto la volontà umana col peccato. Io non la voglio avere la volontà mia, cioè io devo proprio scomparire. Chi è Maria? La schiava del Signore, cioè colei che in tutto e per tutto, sempre e dovunque, senza fiatare, ha fatto quello che Dio voleva. Ecco questa la nostra relazione. Chi è suo figlio? Ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, dice San Paolo. Con ubbidienza l'abbiamo visto nella mia luce qualcosa, cioè noi non abbiamo idea delle pene che ha sofferto il nostro Signore, capite? Purtroppo anche il più esercizio della terapia, come sono quando c'è i misteri dolorosi,
purtroppo dire le cose, se la vedessimo la passione di Gesù ci prenderebbe un colpo, ci prenderebbe veramente un colpo, perché è stata una cosa acerbissima, violentissima, tremenda, terrificante. Perché Gesù ha sofferto così tanto? Perché ha dovuto portare l'obbedienza al Padre, quindi fare la sua volontà, ad un livello inimmaginabile, cioè eroico, estremo, perché doveva, per quello che ha fatto, riparare tutte le cattive volontà degli uomini, che a tutti i santi momenti stanno dicendo a Dio no, 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 faccio come pare, faccio io, faccio io, faccio io, ti voglio. Capite quello che è successo? Ecco la schiava del Signore, attenzione, fiat mihi, cioè ci si abbandona, fiat è un'espressione latina, questo vuoi e questo si faccia di me, senza nessuna condizione. Attenzione, guardate che la Madonna, quando ha detto queste parole, sapeva benissimo che dire questo fiat voleva dire consacrarsi al più grande dolore che mai c'è stato e mai più ci sarà. Perché a differenza di noi, la Madonna, la Bibbia la conosceva bene, quindi sapeva che il Messia, il Redentore, avrebbe dovuto soffrire le pene dell'inferno per risparmiarle a noi. E questo sarebbe stato suo figlio, capite? Quindi dire quel fiat era già dire sì a tutte le sofferenze che avrebbe dovuto patire durante la sua vita a causa di questo figlio e anche a causa della sua cooperazione attiva alla nostra redenzione. Ecco perché stavo all'ultimo. E la risposta è stata perfetta, voi capite? Io tante volte ci ho pensato, no? Cioè, qui la Madonna gli veniva chiesto di diventare la madre di Dio. È una cosa grossa. Dio ha una creatura della razza umana che la chiama mamma. In paradiso ci metteremo conto della grandezza di questa cosa. Voi pensate, la Madonna poteva anche dire no, ma io la madre di Dio, ma io sono una povera donna, vada qualcun altro. Secondo voi sarebbe stata umiltà questa qui? No. Questa sarebbe stata grande superbia. Perché se Dio ha scelto Maria, lei non può dire vai da qualcun altro, deve rispondere così come ha risposto. Questa è la volontà di Dio, ecco la schiava, si faccia di me secondo quello che ha deciso lui. Allora, questa è la cosa più grande che esiste. Noi, figlioli miei cari, tutto quello che facciamo in questo mondo, ci porteremo nell'altro mondo solo gli atti compiuti nella volontà di Dio. Tutto il resto è come fumo che si dissolve. E guardate, vi lascio nel Vangelo perché non voglio dilungarmi con una parola che adesso comincio a capire bene. Era una frase di Santa Caterina da Siena. La sentì la prima volta che ero al seminario, oltre 20 anni fa, ben oltre, e diceva queste cose. Una volta questo signore a Santa Caterina gli disse queste parole: tu lo sai perché gli uomini soffrono? C'è solo un motivo. Perché fanno la loro propria volontà. Tutta la sofferenza che l'uomo vive in questo mondo è dovuta dal fatto che fanno solo la loro volontà. Punto. Il peccato è un'espressione, come dire, perfetta di cosa vuol dire fare la volontà propria. Ma anche quando nel piccolo noi facciamo come ci pare, anziché fermarci un attimo, chiedere consigli, ma che farebbe Gesù nella mia situazione? Che farebbe la Madonna nella mia situazione? Sarebbero domande molto salutari forse. Se noi usciamo dalla volontà di Dio, soffriamo, ci facciamo del male e lo facciamo fuori di noi. Sappiate che la vita di un sacerdote che ascolta le persone che parla molto come io faccio, tutti i giorni si vede questo libro presentato davanti agli occhi, situazioni di disperazioni di ragazzi, figlie di cose, di persone che hanno scelto di fare la propria volontà. Dio la rispetta questa scelta, perché non ci forza. Questa scelta porta solo sofferenza, tribolazione, istruzione, divisione, angoscia e morte. Stop. E ripararla, l'obbedienza di Gesù e di Maria è stata portata ad un grado assolutamente eroico, inverosimile, perché doveva appunto rovesciare e riparare tutto il male prodotto dalla nostra volontà, che si stacca da Dio pensando di fare bene, ma si autocondanna all'inferno. Un'altra voglio dire, ultima. Sapete, è morto da poco padre Amort, lo avete mai sentito nominare quel grande esorcista italiano? Quello tutto operato, quando andava in televisione la gente si spaventava e diceva mamma mia, si spaventano pure di Amort perché aveva una faccia un po' austera. Sapete una volta che
cosa raccontò quello che gli disse il demonio durante l'esorcismo. A un certo punto il demonio si cominciava a dire: tu non capisci niente, stai a sentirmi. E lui diceva sempre: quando il demonio dice così vuol dire che ti sta dicendo una grossa. Secondo te, chi l'ha creato l'inferno? Dio? Io l'ho creato l'inferno. Io. Cioè, al momento stesso in cui si è ribellato a Dio, è nato l'inferno, con tutte quante le sofferenze che seguono. Dio non fa le cose cattive, capite? Non è che va a creare. È l'autocondanna di Lucifero e dei suoi angeli a stare nei tormenti eterni. Così l'inferno nella nostra vita ce lo diamo noi, Non diamo la colpa, diamolo sedenta, siamo in Quaresima, ha tentato Gesù e tenta noi. Ma alla fine chi compie le scelte, guardate che siamo noi, sia il bene che nel male. Cedente al diavolo, cedente pure Dio, ogni tanto ce la dà qualche tirata orecchie, ci chiama, bene, quindi noi siamo tirati. E qual è il punto dove si decide la nostra esistenza? L'uso che noi facciamo della nostra libertà, come determiniamo la nostra volontà. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad assomigliare sempre più a quello che ha fatto lei e ad essere completamente consegnati a quello che Dio da noi vuole, perché così solo troveremo la felicità in questo mondo e la beatitudine vince. Siamo lodati Gesù e Maria.